Escucha. Ciao ragazzi, con il vostro video argentino e oggi per due live reaction un nuovo contenuto che vi porto perché giustamente c'è una partita fondamentale per la zona Champions League in Italia per il quarto posto a Roma e Napoli. Da parte ragazzi, in Francia c'è un bellissimo derby, chiamiamolo così, una bellissima partita tra il Lyon e il Paris Saint Germain, perché adesso in poi ragazzi l'Inter argentino tiferà in Champions League come prima, si spera ovviamente, che poi è stata difficile. Il Paris Saint-Germain, allez les France, allez Paris! Beh, forza gli argentini, forza gli italiani che ci sono, non so perché sono adesso qui. Forza gli argentini, forza gli italiani che ci sono nel Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé, mi piacciono come giocano, grandissimi talenti, io spero che veramente riescano a vincerla. Come sempre ragazzi, prima di lasciarvi al live reaction, vi invito a iscrivervi al canale, lasciarmi un commento, un like, seguirmi su Instagram, YouTube, giustamente, e TikTok. Attenzione, sto vedendo un balletto che ha fatto Ribery, che balletto ha fatto Ribery, scusatemi. Vi invito a tutte le altre piattaforme, lasciate un commento, un like, condividere con gli amici ragazzi, viva il football, viva la sportività, e niente ragazzi, adesso vi lascio alla live reaction, no? E prima però di lasciarvi ragazzi un'altra cosa vi volevo dire, sapete che di solito sono, vi dico che squadra simpatizzo, vabbè mi state conoscendo, comunque in Italia sono tifoso dell'Inter, un po' diverso dai tifosi interisti, perché giustamente non odio la Juventus, non odio il Milan, quindi mi reputo un po' diverso il mio tifo verso l'Inter, è più amore verso l'Inter che tifo, e ci sono due squadre, le mie due altre squadre diciamo che mi stanno nel cuore in Italia che sono Roma e Napoli. Oggi non prendo posizione ragazzi, anche perché non è una partita da Champions League o così, c'è giustamente il posto che ci si gioca allo scontro diretto, però dai, oggi me la godo, spero ci sia football, tanti gol e tante emozioni. Alle pari dall'altra parte, come vi dicevo, e niente ragazzi, viva il football, adesso sì che vi lascio alla... Credo che l'inno della Roma sia per me il più bello d'Italia. Vediamo cosa c'è da mangiare oggi perché un pochino di fame ancora. Ho già mangiato però ho fame ancora. Maestro Kipembe, Kipembe, Kipembe. Maestro Kipembe, Kipembe, Kipembe. Tra me la coppa la messo alle le blu, alle Paris, alle... E me ne la coppa la messo, portate la coppa a casa. Attenzione, parte Roma-Napoli. Intanto stanno entrando le squadre in campo, Lione contro Lione contro il Paris Saint-Germain. Vi commento un attimo quello che ho appena visto in questi 15 minuti di Roma-Napoli, una squadra dove vedo che il Napoli sta un attimino manovrando molto meglio, non riesce a concretizzare, non riesce ad arrivare in porta, comunque è un giro palla poco efficace. È la Roma che sta dietro, no? Non come suo solito, però sta molto bene dietro e si aspetta qualche sbaglio del Napoli per ripartire in contropiede, da quello che vedo. Non sta imponendo il suo gioco la Roma fino a questi 15 minuti di partita. Adesso andiamo a vedere un po' anche Lione contro il Paris Saint-Germain. Attenzione, Kylian Mbappé per Kane! Mamma mia! Attenzione Di Maria ancora! Calcio! Kane davanti alla porta sbaglia un gol pazzesco! Vai, porca si sente da Kane, un bel italiano! Mamma mia, Kylian Mbappé, attenzione ancora, Zielinski, calcio fuori, vabbè. Parte praticamente in fascia, come sempre, Kylian Mbappé, la mette in mezzo, bellissimo passaggio per Kane, la para Lopez, non so in che maniera, vabbè che non è stata tanto angolata quella palla lì, e dopo un porca di Kane, veramente, Zielinski, che giocata, mamma mia. La posizione, gli fa fallo. E credo che vada a battere Lorenzino. Ah no, Dries Mertens va a battere. Ambe, questo è gol, raga. Questo è gol. Se batte Mertens è gol. Se batte Mertens è gol. Se batte Mertens è gol, ve lo dico io, Ve lo dico qua. Se Mertens è gol. Se gliela colloca così. Eia. C'è anche il questo coccodrillo famosissimo adesso da Brozovic. Gol! Cosa vi avevo detto ragazzi? Chapeau a Dries.
Ciro Mertens gli hanno l'hanno soprannominato. Che golazzo, mamma mia, Dries. Siamo da Lione a Roma. Attenzione! Mamma mia, che ribattuta! Attenzione, Kylian Mbappé! Che grande, Kylian! Crack, papà! Mbappé, grandissimo! Kipembe, Kipembe! Ale Paris, Ale Mason, Ale Paris, Ale nananana, Ale Paris, Ale. Che grande Kylian! Attenzione ancora, Politano la gira in mezzo per Mertens. Gol! Mamma mia, la Roma. Come dicevo in un post mio su Instagram, la Roma negli scontri diretti, ragazzi, veramente fa. Mamma di Maria, mamma Fideo! Ah, Fideo, nella concia del tuo ormai. Mamma mia, chi ben be. Go! Che golazzo, Danilo! Un'azione, ragazzi, pazzesca, bellissima, veramente. Calcio di Maria, mentre io comunque non mi ricordo bene chi la mette in mezzo. È giusto per Kipembe che la prende dall'altra parte. Kipembe che con il mancino sinistro gli dà una comba, un giro alla palla, la mette in mezzo di nuovo. La mette giù di testa. Chi era stato? Non ho visto bene chi era stato. Vabbè, qualcuno lì. E arriva Danilo, perché la palla rimane lì. Arriva Danilo, pam, gol 2-0. Così.